Questo video sarà un video molto diverso dal solito, voi lo vedrete qualche giorno dopo Natale, però vi lascio il video così vi spiego tutto. Buona visione, ragazzi! Eccoci qui ragazzi, questo video voi come dicevo lo vedrete poco dopo Natale, io in realtà lo sto registrando verso fine novembre, quindi questa è la prima parte del video, poi durante il video ci sposteremo. Un video molto particolare perché non riguarda direttamente me, ma riguarda un mio amico. Ora vi spiego un po' meglio di cosa si tratta. Allora, intanto prima di iniziare vi invito a mettere un bel pollice su, a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per iscrivervi al nostro canale e rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Sarà un video molto particolare. Vi spiego un po' in breve. La fidanzata di un mio caro amico, Leonardo, arriva verso circa fine novembre, forse qualcosa prima, e mi chiede: Davide, guarda, sono in panico, vorrei regalare qualcosa a Leonardo, ma non so assolutamente dove partire. So che lui mi parla sempre che vuole iniziare a pescare a tenkara. Oltre ad essere molto entusiasta di questa cosa, io, più che altro perché la tenkara è una tecnica che tanti svalorizzano, magari comunque reputano troppo semplice, a volte poco entusiasmante, io invece l'adoro. Ritrovo la stessa passione che trovavo da piccolo quando pescavo con la mia canna fissa nel laghetto le carpe, ritrovo nella tenkara. È una frase, sembra quasi un po' ripetuta e vi spiego anche perché la dice molto spesso Piacere Tenkara nei suoi video, quindi ragazzi andatevi a visitare anche il canale di Piacere Tenkara che è una bomba per la Tenkara e trasmette un sacco di emozioni, credo che sia il migliore. Tornando a noi, adesso vi faccio vedere come andrò a strutturare questo ordine. Avrò a disposizione 300 euro, ragazzi, è una bella cifra, però dovrò comprargli tutto quello che serve per pescare a Tenkara. E inizierò dal fantastico sito di Extra Fishing Gear. Io vi lascio tutti i link delle cose che sto dicendo in questo video qui sotto in descrizione. Comunque inizierò da questo sito per andare a ordinare la maggior parte delle cose che vorrò ordinare per Leonardo. Quindi ragazzi, ora vi lascio il video del PC, ci rivediamo dopo, spero quando arrivi il pacco. Ok ragazzi, ordine effettuato, fatto il pagamento a Extra Fishing Gear e vedremo tra quanti giorni riceveremo la merce. Ragazzi, eccoci qui, il pacco è finalmente arrivato. Volevo fare giusto un appunto sull'estrema rapidità di Extra Fishing Gear. Ordine fatto lunedì mattina alle 7:45, poco prima di entrare al lavoro. Il mercoledì mattina già avevo ricevuto il mio pacco. Ora è sera perché ho dovuto aspettare di tornare dal lavoro per poterlo aprire. Però, ragazzi, è incredibile. Trovatemi un sito che in 2 giorni neanche vi consegna il pacco a casa. Quindi, ragazzi, un bel pollice in su anche per Extra Fishing Gear e Ettore che danno un servizio incredibile. Tornando a noi, ora vi mostro cos'è arrivato. Qui ci sarà il grosso dell'ordine. Ora vi faccio un po' vedere di cosa si tratta. Eccolo qui, ragazzi, arrivato il pacco Extra Fishing Gear. Ci siamo. Ora vado ad aprirlo. Conterrà la maggior parte di quello che ho ordinato. Faccio un unboxing al volo. Eccoci qui. Allora, prima parte del pacco aperta. Devo studiare un po' come aprire il pacco perché è chiuso molto bene. Cosa non da poco, soprattutto quando si acquista attrezzatura di pesca. Eccoci qui. Sto aprendo il pacco. Un cuscinetto, due cuscinetti, tre cuscinetti, una fila di cuscinetti. Hanno messo un gadget che non avevo ordinato perché mi ricordo molto bene cosa ho ordinato, visto che non era neanche 2 giorni fa. Hanno messo questo bellissimo cavatappi. Eccolo qui, ragazzi. Cavatappi by Daiwa. Cavatappi come portachiavi è una bomba. Tornando a noi, iniziamo a vedere l'ordine. Allora, intanto ci danno un bel bigliettino di ringraziamenti con uno sconto del 10% su tutti i prodotti. Quindi, ragazzi, abbastanza interessante. Un bellissimo adesivo di Flume, che è uno dei marchi che rivende proprio Extra Fishing Gear. E ora iniziamo dalle cose piccole. Altro imballo fatto non bene, ma di più. Tagliafilo, fondamentale per quando si pesca a Tenkara, ma in realtà io l'utilizzo molto anche quando faccio altre tipologie di pesca. Ho scelto Daiwa, ma semplicemente perché era la forma che mi piaceva di più. È una forma abbastanza ampia che mi dà la possibilità di tagliare il filo e soprattutto è molto molto ergonomico. Tagliafilo, come potete vedere, era di Daiwa. Il nome preciso è questo, che è D-Line Clippers, scusate. E il costo di questo era 3 euro, quindi veramente niente, ragazzi. Però come vedete è molto ampia l'ampiezza del taglio, quindi riuscite tranquillamente, anche per chi ha problemi di vista come mio babbo, a tagliare tutto senza problemi. Ah, anche qui, vediamo se ve lo riesco a far vedere,
ha questo piccolo aghino che serve per allargare i nodi. Quindi quando gli si creano i nodi, soprattutto quando si pesca mosca o a tenkara, si creano magari all'inizio, soprattutto quando non sei capace, fare dei nodi sul filo che con questo puoi aprire e snodare. Il filo rimane un po' segnato, però almeno hai risolto il problema e non hai punti di rottura. Numero 1, clipper, 3 euro, vi lascerò sopra qua il totale di tutto. Continuiamo con la minuteria, sempre di casa Daiwa, una pinza per trovare le trote. Allora, tenete in considerazione che nella tenkara raramente il pesce inghiotte parecchio l'esca, quindi una pinza piccola come questa può andare benissimo. Pagata esattamente 9,95 euro, Daiwa Mini Split Rig Pliers taglia M. Questa piccola pinza per niente ingombrante si può andare a slamare un pesce che ha la mosca magari incastrata in un posto in cui non riusciamo a arrivare. Una piccola pinza e un piccolo tool in più che può servire. Continuiamo ragazzi, alla modica cifra di 16,40 euro, la level line, la nostra level line, che è un fondamentale soprattutto quando abbiamo un po' più di confidenza con la tecnica. Quindi una level line, che in questo caso io ho preso le 3,5, esatto, 30 metri di level line, colore rosa fluo, abbiamo la nostra level line e facciamo un bel po' di line, quindi per un po' Leonardo sarà a posto. È un 0,31 mm, ovviamente in fluorocarbon. Ora ragazzi, iniziamo ad aumentare la dimensione. Alla modica cifra di 14,90 euro abbiamo questa fantastica, e a me piace veramente tantissimo, porta mosche di Flumen. È veramente bellissima, è molto ampia ragazzi, come potete vedere ci sta dentro il mondo. È doppio scomparto, quindi avrete lo scomparto sia dietro che quello davanti, quindi uno e due. Come potete vedere qua si vede tutto meglio. Cosa bella di questa porta mosche di Flumen è che ha molto spazio, quindi da questa parte grigia a questa parte trasparente abbiamo circa un centimetro, che ci permette di non rovinare mai le ecos delle nostre mosche, che siano da mosca o da spinfly. Ragazzi, continuiamo perché qui vi lascio il totale e continuiamo con il prossimo. Allora, abbiamo finito ragazzi i pacchi piccoli, quindi buttiamo via un po' di roba e ora andiamo con il pacco principale di questo primo ordine in arrivo. Saranno tre ragazzi gli ordini. Comunque, pacco più interessante, soprattutto perché ci tenevo tanto a scoprire questa nuova canna. Era più facile del previsto, era solo un incastro, quindi niente da rompere. Fortunatamente fino ad ora ci sta andando molto molto bene. Tanto vi faccio vedere il packaging, mi piace un sacco. È la Neo Tenkara di casa Daiwa, è una canna tenkara che ho sempre voluto provare da quando ho visto che è uscita. In questo caso l'ho presa da 3,90 m per rimanere un po' più sul lungo. Io preferisco pescare un po' più lungo quando pesco tenkara, soprattutto perché gli spot in cui pesco spesso e volentieri sono abbastanza ampi, quindi meglio una canna un pelino più lunga, in caso quando una persona si fa un po' di esperienza può acquistare una tele regolabile oppure qualcosa di più specifico, magari avere più canne. Comunque questo secondo me è un ottimo starter, quindi andiamo a vedere delicatamente. Questa è la canna, l'ingombro è veramente pochissimo, vi lascio poi su qua da qualche parte la misura e vi dico anche che l'ho pagata la modica cifra di 129 euro, quindi per uno starter, secondo me, per una persona che deve iniziare, è un ottimo prodotto qualità prezzo. Allora, andando ad aprire proprio giusto la cima per curiosità, al Lilian, che è la parte finale un po' più lungo ma deve essere ancora annodato, e poi da qui escono tutte le cime della canna, che però non vado ad aprire. Bellissima, però la finitura è veramente incredibile. Alla fine di ogni sezione ha un pezzo oro, mi fa impazzire. Vabbè ragazzi, la metto via perché è sua, non devo fare danni. Quindi facciamo sparire subito questa canna prima che ci inizio a giocare. Siamo arrivati a questa cifra ragazzi. Io e la mia Neo Tenkara di Daiwa. Per questa prima parte del video vi salutiamo. Aspettiamo ora che arrivino i prossimi ordini. Sono in attesa di due cose: moschine e fulled line. Sono contento, sono soddisfatto, è arrivato tutto in tempo. Spero di riuscire a incartarlo in tempo per la fidanzata del mio amico. Invito come sempre a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale e attivare la campanellina, perché a metà video bisogna ricordarlo. Ora continuate a guardare il video per vedere tutto il resto, che le cose belle, le chicchette devono ancora arrivare. Ed eccomi tornato ragazzi, dopo qualche giorno dall'ultimo video, cambio outfit, questa volta total blu, mi piace da matti ragazzi questo completo. Scrivetemi qui sotto nei commenti o nei social che trovate in descrizione se volete anche voi qualche accessorio del merchandising del Team Fish. Ci sono cappellini, felpe, magliette qua sotto però non vedete, anche una giacca, diversi tipi di cappellini, di felpe, c'è un po' di tutto. Quindi vi lascio qui sotto sia il link del catalogo del mio merch
e soprattutto il link dei miei social, così almeno se volete andarmi a seguire potete farlo. Oggi è il 15 novembre, è passato qualche giorno dall'ultimo video, è stato un periodo strano per l'espedizione, visto che anche il mio lavoro è stato tutto un po' a rilento, quindi ci sta, i pacchi hanno tardato un po' a arrivare, ma sono arrivati entrambi ragazzi. Eccoli qui. Iniziamo da questo pacco, è arrivato da Roberto Groppetti. Vi lascio i suoi contatti qui sotto per potergli scrivere, vi lascio il profilo Facebook. Roberto è un bravissimo costruttore sia di mosche sia di furled line e altri accessori per la pesca mosche tenkara. Quindi qui dentro capirete da voi che c'è la furled line che ho deciso di acquistare per Leonardo. Andiamo ad aprirlo. Ci sono due prodotti all'interno. Primo prodotto di due, la furled line. Vediamo se riesco a farvela vedere bene, spero sì. Veda. Comunque ragazzi, questa è una furled line da 3,90 m abbinata alla canna di Leonardo che sarà appunto 3,90 m. Io preferisco sempre lasciare la level o la furled come lunghezza massima quella della canna. È un colore arancione fluo, quindi molto visibile verso tipologie di scenario, non so, lo scenario magari con il sasso più chiaro o il sasso più scuro. Con questa, bene o male, dovremmo riuscire a vederla ovunque. Questa è la furled. Sono molto soddisfatto perché è veramente un colore bellissimo. Io l'altra volta l'ho presa viola e arancione e la parte viola faccio fatica a vederla. Invece con questo colore così acceso riuscirà a vederla sicuramente bene. Dagli errori si impara. È una furled veramente di alta qualità, ragazzi. Io ci ho fatto una stagione a pescare ed è ancora nuova. È leggerissima, non è la classica furled pesante, questa è leggera. A volte io la utilizzo anche in sostituzione della level, perché quando c'è magari un po' di vento, la furled va a far passare il vento tra le sue spine, quindi riesce a farti pescare un po' meglio. Il totale di quest'ordine è stato 20,50 €. Questa compresa di spedizione, questi due ordini che vedremo tra poco sono tutti e due compresi di spedizione, quindi c'è questa e poi c'è questo grasso, eccolo qui. Allora, grasso, e voi direte: ma cosa te ne fai del grasso? Il grasso ha il suo utilizzo. Dentro è così, praticamente viene applicato sulla furled line, tocca il grasso, si impregnano un po' le dita, si fa passare su tutta la furled passandola dall'inizio alla fine, e questo garantisce una galleggiabilità della furled maggiore rispetto a se non ci fosse questa tipologia di grasso. È un prodotto particolare che sinceramente io ho visto soltanto da Roberto, quindi lo ringrazio per questa chicca che mi sta tornando molto utile quando pesco a secca o con la riuta che vari, che è una delle mie mosche preferite, ragazzi. Questo e questo sono i due articoli che ho ordinato da Roberto. Vi lascio qui sotto i suoi social per andarlo a contattare se volete anche voi qualcuno di questi prodotti. Questa furred e questo grasso nelle mie giornate di pesca tenkara non mancano mai. Ora continuiamo con il secondo succoso pacco. Eccomi qua. Allora, ragazzi, secondo pacco, sono molto, molto, molto curioso, perché questo pacco me l'ha mandato Mattia Marchesi di The Spin Flyway. Vi lascio anche tutti i suoi social qui sotto in descrizione, così potete andarlo a contattare. Lui fa sia mosche da spin fly, poi, ovviamente, nascendo come moschista, fa anche mosche da pesca a mosca classica e mosche da tenkara, come in questo caso. Andiamo subito ad aprirlo. Oppa! Piccola scatolina, ma bella bella piena. Vediamo se riesco comunque a farvele vedere anche da qui. Eccoli qui. Ragazzi, sono delle mosche da tenkara. La spesa è stata 100 euro, comprensiva di spese di spedizione. Quindi 100 euro, mosche in mano, con tutto il necessario, con questa piccola scatoletta. Eccomi, dopo averle contate una per una, sono arrivato al totale. Sono 45 mosche, e se consideriamo la spedizione e tutto quanto, si è pagato circa 2 euro a mosca. Ho fatto mettere anche delle ninfe, perché sono amante della pesca ninfa a tenkara. Ovviamente non faccio solo quello, ma mi piace fare anche quello quando il pesce magari più sul fondo. Ninfe, Kebari Sakasa, Kebari Jun, e poi ovviamente altre tipologie, altre cose che ha deciso di fare un po' lui, ispirato dalla sua fantasia. Comunque le vedete tutte nel video che sta passando qui sopra mentre vi parlo. Veramente veramente bellissime, ragazzi. Io le ho prese per Leonardo, ma gli ho già detto a Mattia che entro primi dell'anno ordinerò anch'io qualcosa, perché sono una bomba. Facciamo un breve recap del video. Eccoci arrivati alla fine del video. Intanto vi invito, come sempre, a mettere un bel pollice in su
è iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video, che possono essere come questo, quindi qualcosa di interattivo. Spero tanto vi sia piaciuto. Quindi, alla domanda che mi sono fatto all'inizio video: con 300 euro riesco a iniziare a pescare a Tenkara? Assolutamente sì, anche se si parte da niente, quindi anche se io il giorno prima non pesco, domani posso iniziare a pescare a Tenkara. Volendo si può spendere anche qualcosa di meno o qualcosa di più, a seconda dell'attrezzatura che si vuole acquistare. Io ho scelto un'attrezzatura media, ho scelto tante cose che avrei potuto acquistare successivamente, però con questo avete tutto quello che vi serve. Ricapitolando, canna Neo Tenkara di casa Daiwa, 3,90 m, una canna che ho già visto aprendola ed è bellissima. Porta mosche Lumen, altri due prodotti Daiwa, una pinzetta per slamare le trote quando si allamano male e un piccolo tagliafilo che serve sempre in pesca. Una level line di colore rosa, una full red line, il suo grasso abbinato di Roberto Groppetti e infine le fantastiche mosche di Mattia Marchesi di The Spinfly Way. Veramente, veramente bellissime. Fantastiche, ragazzi. Con questo concludo il video dicendo che io ho preso parecchie mosche, quindi avrei potuto prenderne meno per iniziare. Ho praticamente tutto per iniziare a pescare e domani potrei scendere di casa con Leonardo, io con la mia attrezzatura, lui con la sua, e andare a pescare. Vi invito a farmi sapere qui sotto nei commenti se vi possono piacere altri contenuti come questo che vi ho mostrato oggi. Mi sembrano abbastanza simpatici e abbastanza interattivi e vi danno anche delle informazioni che per chi magari non ha mai praticato questa pesca possono aiutarvi. Potrei fare magari qualcosa anche dedicato allo spinfly, che ultimamente mi sta appassionando molto. E che dire, ragazzi, un in bocca al lupo per le prossime uscite e buona non si dice. Ciao ragazzi!